Direi molto bene. Per me, per noi credo, della delegazione vaticana e penso anche per la delegazione italiana, è stato un incontro molto proficuo, abbiamo potuto toccare vari temi ed anche alcuni approfondirli in maniera più specifica. Quali sono stati i punti di incontro e quelli forse un po' più difficili, diciamo, di infezione? Diciamo che un po' sempre il centro delle nostre conversazioni riguardano i temi tra virgolette italiani, no? Ecco, quindi il tema della famiglia e delle provvidenze per la famiglia, riconoscendo quello che il governo ha fatto come l'assegno unico per i figli e altre provvidenze, ma naturalmente c'è sempre spazio, c'è sempre maggiore possibilità, ecco, di intervenire a favore. Il tema della scuola paritaria, ecco. Il tema anche del fine vita. Il tema del fine vita si è toccato, anche se si è accennato più che altro perché soluzioni non ce ne sono attualmente, no? Abbiamo constatato come le regioni appunto pensano di venire incontro a questa mancanza di legislazione da parte italiana, ecco, però con tutte le problematiche che questo comporta. Però è stato soltanto fatto dei commenti su questa cosa senza nessuna soluzione proposta. E poi anche su alcuni temi per quanto riguarda anche economici, per esempio il tema dell'IMU, eccetera. E quindi sono state un po' queste le tematiche. Sul tema dell'IMU come vi siete, siete arrivati a qui non si tratta di arrivare a nessuna conclusione. Ecco, questi incontri in occasione dei patti lateranensi sono più che altro un momento in cui si fa il punto della situazione, ecco, e si manifesta da parte di tutti. Credo che questa è la cosa più bella, ecco, la volontà di collaborare e di dare seguito a queste tematiche. Quindi anche questa tematica sarà ripresa nelle sedi opportune, tenendo presente poi come è stato fatto particolare, fatto presente dalla parte italiana, che oggi ci sono anche molte normative europee che, diciamo, ecco, entrano in quelli che sono i temi bilaterali tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Quindi la situazione è anche diversa rispetto a 40 anni fa, ecco, quando abbiamo celebrato quest'anno il 40° anniversario della modifica del concordato del 29. Ecco, quindi il quadro è molto più complesso, evidentemente esige molta più sottigliezza anche nell'affrontare le varie questioni. Ma mi pare che quello che poi sempre emerge, ed è emerso anche in questa occasione in particolare, è proprio questa volontà di mettere in atto quelli che sono stati i due principi fondamentali in base alle quali è stato stipulato il concordato e poi è stato rinnovato il concordato 40 anni fa, e cioè l'autonomia e l'indipendenza dei due ordini, l'ordine, diciamo, la Chiesa e lo Stato, ma nello stesso tempo la grande volontà di collaborare per la promozione del bene dell'uomo e per il bene comune della società italiana. Avete affrontato anche temi di natura internazionale, perlomeno sfiorato le situazioni di crisi? Con il Presidente della Repubblica si è fatto presente anche il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, si è fatta una panoramica un po' su tutti gli scenari di crisi che attualmente sconvolgono il mondo, ecco. E c'è una coincidenza di preoccupazioni, ecco, sia da parte dell'Italia che da parte della Santa Sede, anche se sì, è molto più difficile trovare soluzioni, ecco, a queste problematiche, no? Però diciamo che si sta tentando ognuno da parte sua, ecco, di dare un contributo che possa essere positivo e che possa avviare percorsi di pace.